Al margine del Consiglio Comunale di ieri sera, la maggioranza, ad eccezione dei dissidenti, si è riunita per un ulteriore incontro con il sindaco e in quel contesto Pasquale Ruocco ha chiesto scusa agli altri colleghi di maggioranza per il percorso avuto con Eboli Domani, che non ha condiviso. Eboli Domani dunque rimane con 4 consiglieri, Sgritta, Moscariello, Lavornia e Gaeta, ma i conti comunque non tornano. I 4 consiglieri pretenderanno ancora una volta che Conte dia al loro gruppo la delega di vice sindaco e di un assessore, uomo o donna che sia, in quanto resta comunque il gruppo con il più alto numero di consiglieri comunali. Sembra però che anche gli altri gruppi consigliari si stiano riorganizzando. Parrebbe infatti che anche Eboli 3.0 e Uniti per il Territorio possano diventare un gruppo unico, con un numero di consiglieri più folto. L'unica possibilità che resta al sindaco Conte è quella di un azzeramento della giunta per poter rifare i conti e proporre una giunta che sia specchio dei desideri di ogni gruppo consigliare, magari aprendo anche a qualche esponente dell'opposizione, che sembra negli ultimi periodi essersi avvicinato alla maggioranza, ovvero Damiano Capaccio, che ieri sera, unico dell'opposizione, è entrato in consiglio comunale, anche se i numeri non sarebbero bastati. Intanto per questa sera è prevista una nuova riunione di maggioranza e bisognerà attendere per scoprire se parteciperanno anche i 4 consiglieri comunali di Eboli Domani o l'incontro si svolgerà anche in loro assenza. Possiamo dire che abbiamo contribuito a far crescere questo progetto con la individuazione della candidatura di Mario Conte a sindaco di Eboli. La città ci ha premiato su questa scelta e abbiamo avviato un percorso progettuale, ritengo anche molto importante. Certo oggi dirlo in questo modo sembra quasi che non è così, ma posso garantire che abbiamo fatto una serie di attività, di progettualità, che da qui a qualche mese saranno messe realmente in campo, la loro realizzazione, il loro percorso di definizione. Quindi noi crediamo che questa amministrazione possa per davvero realizzare le cose che ha programmato, ha detto in campagna elettorale e che ovviamente sono in corso di definizione per la loro realizzazione. Io mi permetto di dire che in questo momento sta perdendo la città e non vince e non perde nessuno, ma perde solo la città e questo è un peccato, perché tutti questi giochini e giocherellini non servono a nessuno e dimostra la miseria, la vergogna e lo squallore di questa attuale politica da parte di qualche consigliere comunale. Eboli, sono 2 mesi che è ostaggio di queste trattative continue e non riesce a insediare non tanto il Consiglio Comunale ma anche le commissioni consiliari, quindi i lavori sono fermi. La città chiede risposte a problemi sociali abbastanza urgenti e purtroppo si litiga su quelle che secondo me non sono tanto problemi politici, sono problemi di poltrone che poco appassionano gli ebolitani. Quindi noi diciamo al sindaco a questo punto di prendere atto di quella che è la situazione, rassegnare le dimissioni e se c'è l'emergenza su provvedimenti urgenti, importanti, come affrontato anche con colleghi dell'opposizione poco fa, si votano i provvedimenti d'urgenza anche con un governo di salute pubblica, però timing 6 mesi e si torna al voto per ridare la parola agli ebolitani. Prima di questo consiglio comunale ho parlato e ho incontrato i membri del direttivo di Forza Italia e i membri del gruppo. Abbiamo logicamente deciso di restare coerenti con quello che da giorni dichiariamo sui giornali. Lo spettacolo che questa maggioranza sta offrendo alla città è veramente indecoroso. Oggi mancano i numeri per un consiglio comunale importante con provvedimenti che andavano votati, ma purtroppo non possiamo essere noi a salvare questa maggioranza. Fino ad oggi non abbiamo condiviso nulla né nell'approccio, quindi nelle modalità, nelle visioni di questa amministrazione. Avevamo constatato la presenza di un gruppo che aveva compreso le nostre ragioni, le aveva fatte anche proprie in un momento di onestà intellettuale sotto il profilo politico. Vediamo che invece c'è un muro contro muro, per cui si cerca ancora una volta di mettere la testa sotto la sabbia, non capire che c'è un problema serio per la città, e gli unici che avevano mostrato un minimo di coscienza vengono messi da parte da quello che sto vedendo, cominciando anche a parlare con qualcuno
qualcuno dell'opposizione solo per garantire i numeri. Noi vorremmo liberare quanto prima possibile la città da questa amministrazione che è incapace di dare risposte e per cui ha lasciato in una situazione di piena agonia la nostra collettività. Speriamo che da questa sera qualcuno tiri fuori una determinazione importante che nella politica e soprattutto nelle amministrazioni comunali ha un solo nome, che è dimissioni. Questa sera c'era all'ordine del giorno un argomento fondamentale per un finanziamento rilevante che nasce dal 2011 e deve essere assolutamente salvaguardato per la nostra città e per le possibilità. Perdere quel finanziamento significava e significa un grosso arretramento anche culturale rispetto a quelle che sono le responsabilità che ogni consigliere comunale, indipendentemente se sia in maggioranza o minoranza, deve assumere. Siamo preoccupati perché chiaramente questo sbandamento complessivo e soprattutto la mancanza di una linea politica definita porta ulteriore danno alla città e soprattutto la estremizza e la porta di fuori di quelli che sono i meccanismi di evoluzione e anche di progresso. Ebre non merita questo, merita sicuramente una stagione più attenta e anche più positiva, più progressiva.